L'attenzione di ANAC, dell'Agenzia Nazionale Anticorruzione sulla sanità, è stata sempre molto importante e anche da una proficua collaborazione che abbiamo avuto in questi mesi con ANAC è scaturita quell'articolo del decreto Calabria che prevede appunto il controllo di ANAC anche sugli appalti in sanità per una soglia inferiore a 40.000 euro. Oggi inoltre ANAC ha parlato anche del costo dei dispositivi medici, parlando di possibili risparmi rispetto a prezzi medi. Ecco, noi su questo abbiamo un'importante novità che presenteremo proprio a giorni, che riguarda l'analisi di alcuni dei dispositivi medici più importanti, quindi l'analisi dei costi di alcuni dei dispositivi medici più importanti per cluster omogenei. Da questa analisi emergono importanti informazioni che potranno aiutarci ad avere i migliori dispositivi ai prezzi, tra l'altro, più concorrenziali, così come già oggi succede in alcune regioni e dentro alcune regioni in alcune aziende sanitarie.